Pretoro. Siamo in questo splendido borgo, proprio ai piedi del massiccio montuoso della Maiella, per farvi vivere il culto della festa di San Domenico, tra serpi, lupi, tradizione, sacro e profano. Io vi ringrazio di essere qui presenti perché date l'opportunità al sindaco e a tutta la cittadinanza di Pretoro di mostrare all'Abruzzo i propri gioielli, gioielli che sono di tipo urbanistico-architettonico. Come vedete, il centro storico di Pretoro ha un impianto medievale ed è molto ben conservato e ha subito nel corso degli anni notevoli interventi di recupero. E soprattutto anche quello di mostrare al nostro pubblico le tradizioni di Pretoro e la festa di San Domenico con il culto dei serpenti e della rappresentazione dell'ulope, di certo rappresenta una delle manifestazioni folcloristiche, tradizionali e religiose più suggestive da Qual è la storia, la leggenda di questa festa di San Domenico? Ma brevemente, il culto di San Domenico è un culto molto antico che ci vede insieme a Cocullo, Villa Lago, Villa Magno e Palombaro. Questo è legato senza dubbio ai serpenti. A Cocullo c'è proprio questa famosissima processione. Qui a Pretoro c'è anche la tradizione del culto dei serpenti. Mo' che andrete in piazza vedrete dei lacetti fatti dalle signore anziane di Pretoro che bisogna mettere al polso, perché la tradizione dice che se porti il laccetto il serpente non ti morde. Ma quello che è più suggestivo a Pretoro è quello che veramente ci identifica, ci caratterizza, è questa rappresentazione dell'ulope. In poche parole, perché la rappresentazione dura una mezz'oretta, si tratta di due persone, due boscaioli che vanno in montagna a fare le fascine, a fare la legna, insieme al loro piccolo bimbo. Mentre sono intenti a lavorare, scende il lupo dalla montagna che rapisce questo bambino. I genitori disperati pregano il santo, il quale santo si ammansisce il lupo e fa riportare il bambino sano e salvo. E questa è una veramente molto suggestiva. Se la notte scendente, tenimi mano Sicili, non ti confondere perché mi lasciare i lacrimi pausi. Un giorno ancora tu sarai, sarai domani quello che fai ora. In bocca al lupo. Una prima interpretazione vuole che la frase derivi dal linguaggio di pastori e allevatori, per i quali il lupo era temuto più di tutti gli altri animali a causa della sua voracità per il bestiame del quale essi si occupavano. Un'altra spiegazione invece deriva dai cacciatori che sopprimevano i lupi, poiché ritenuti pericolosi per gli umani. In questo caso dire in bocca al lupo significava augurare buona caccia. Altri ancora pensano che il detto derivi dal greco per assonanza, ovvero prendi la retta via, e rispondere la prenderò. Eccolo qua, il nostro Fabrizio da Cicerone in questa circostanza. Presentaci proprio Pretoro in tutti i suoi aspetti più belli. Sì, oggi Pretoro è vestita a festa con questa festa di San Domenico Abate. È un aspetto importantissimo che da poco è entrato a far parte ai borghi più belli d'Italia. Oltre al paesaggio storico che ci offre il territorio, c'è un aspetto importantissimo che è quello delle tradizioni e è culturale. San Domenico Abate rappresenta oggi in Pretoro una festa antichissima ed è classificata tra le 15 più importanti d'Abruzzo. A questo punto, se ci accompagni, magari tra i vicoli di Pretoro fino ad arrivare alla Valle del Lupo e seguire insieme questa rappresentazione. Sicuramente a vostra disposizione. Thank you.
I figuranti sono ormai pronti, non resta che spostarci nella Valle del Lupo, palcoscenico naturale per la rappresentazione dell'Ulope, in compagnia di Monachella. Sant'Andrea ti bacia la mano mentre dai una pezza di pane. Bacia lo pane che il nostro tagliato, la provvidenza ce l'ha mandata. Non ho fatto niente, non ti riemosto, non cosa, non penso.
Santa di Dio, faccia la grazia, ora dacci lo figlio.